Con la messa solenne presieduta dal cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto della Congregazione della Dottrina per la Fede, insieme al vescovo della diocesi di Orvieto Todi Benedetto Tuzia e i vescovi emeriti Giovanni Marra e padre Giovanni Scanavino, domenica 9 novembre è stato celebrato il rito della chiusura della Porta Santa presso la Basilica di Santa Cristina a Bolsena, il luogo in cui, nell'estate del 1263, avvenne il miracolo del Corpus Domini. Una celebrazione intensa nella quale il cardinale Müller ha sottolineato con grande forza il messaggio di misericordia del cristianesimo. La forza nel sostenere la croce quotidiana insieme a Gesù e nella certezza della risurrezione. Cari amici, quella porta santa che chiuderemo simbolicamente alla fine di questa santa messa come chiusura del Giubileo, 750 anni del miracolo eucaristico qui avvenuto, deve rimanere aperta le nostre cuore. Quella porta è Gesù stesso, eseguire Lui è la strada della croce che ci porta alla risurrezione. Una folla rispettosa e attenta ha seguito la solenne celebrazione, che si è conclusa con una processione che ha portato i fedeli a varcare per l'ultima volta la Porta Santa. Cristo ieri e hodie finis et principium, Christus alfa et omega, ipsi gloria in secula. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che dalle tenebre vi ha chiamato alla sua luce mirabile e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Dio vi faccia avere discepoli di Cristo Signore, annunziatori della sua tua verità, testimoni della sua pace. Amen. Come i santi padri al termine del vostro cammino possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce dell'eterna gloria. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio.